Benvenuti gentili spettatori di Pipistrello Racing, questa sera siamo live come ogni mercoledì con la nostra F2, la Formula 2 che va in scena in Brasile, circuito di San Paolo. Vedete come sta già piovendo in pista e siamo nel Q2, 15 piloti quindi che si dovranno giocare l'accesso all'ultima sessione di qualifica sotto la pioggia cadente e non farà altro che aumentare, questo dice il meteo. Live come ogni mercoledì, io Fusillo insieme a Tonio. Ciao Tonio. Ciao Fusillo, buonasera a tutti. Siamo in Brasile, la pioggia si è fatta vedere spesso nel passato, ha anche deciso dei campionati mondiali come nel 2012 o nel 2008, ferite per molti ferraristi ancora aperte. Sono sicuro che ci potremo divertire molto nonostante il campionato piloti sia già deciso, Alesima è il campione, ma tanto tanto è ancora in gioco. Tonio, cosa ne pensi? Sì, è una pista che comunque col bagnato, come detto giustamente te, ci ha abituato a gare molto strane, anche qualifiche molto strane. In questo momento il Q1 praticamente è stato saltato perché i piloti in pista erano già 15, quindi è praticamente inutile. Il Q2 è iniziato già col bagnato e lo sarà così probabilmente anche nel Q3, però per la gara dovrebbe essere asciutto, almeno da quello che ci hanno comunicato i piloti, quindi vedremo poi le strategie normali. Un po' di traffico nell'ultimo settore, però una pista molto interessante, molto bella, molto affascinante, storica. È una tappa importante per la Formula 1 qui a San Paolo e speriamo di divertirci anche stasera, ma sicuramente la F2 è sempre così. Assolutamente sì, hai detto bene, una pista storica ci ha già regalato tantissime emozioni nella Formula 1 reale, si vociferava che addirittura potesse essere esclusa dal calendario, lo vedremo nei prossimi anni, per ora c'è ancora e siamo pronti a divertirci anche questa sera. Signore e signore, Tonio, attenzione ai tempi che stiamo vedendo, perché potrebbe essere molto importante fare un giro veloce adesso, nella prima parte del Q2, per mettersi al sicuro, perché la pioggia probabilmente dovrebbe aumentare, questo dice il meteo. Sì, infatti già tanta gente in pista, ci saranno tre eliminati perché Fede è wild card, l'unica wild card questa sera per quanto riguarda F2, perché sostituisce, ci sono un po' di assenti che ora vi vado a dire: Piazzino, il Gommaio, Stelle, le Red, Top Gun squalificato per i problemi successi settimana scorsa nel Gran Premio degli Stati Uniti, e Manu, che doveva ancora scontare una partenza da ultimo, quindi partirà in fondo a questa griglia un po' accorciata. Per il resto tre saranno gli eliminati. In questo momento c'è Balda che è ai box senza tempo, c'è Arcanius che ha sbagliato il primo giro, abortito, è rientrato ai box, e Simex che sta riuscendo dalla lunga pit lane, soprattutto l'uscita molto complicata. Scusa se ti interrompo, ma alcuni piloti addirittura già in pista con gomme full wet, alcune full wet già montate sulle macchine, come Balda, come Simex, come Bober Anonymous, già con full wet. Quindi attenzione, non so se i tempi dei primi 10 siano migliorabili a questo punto, le gocce di pioggia non fanno altro che aumentare, vediamo la pista che sta diventando un fiume praticamente. Sì, molto complicato, io sto seguendo il giro di Arcanius, piuttosto lento, ha sbagliato il primo tentativo e gli sta costando molto. No, è molto lento, non sta mai a full gas, farà un tempo molto alto, siamo già a 1.10, ancora deve fare tutta la salita dei box. Credo che per lui sarà un grosso problema rimettersi dentro, lo stesso per Balda. Infatti rientra il box Arcanius e credo che si ritirerà, cioè la qualifica credo che ormai è finita a questo punto. Sono curioso di vedere Balda che inizia il giro adesso, ma con full wet, credo che sia forse solo per partire davanti ai due che si sono ritirati, magari fare un tempo alto comunque ti fa scalare un paio di posizioni, ma già in grandissima difficoltà dopo la S di Senna. Sì, vediamo di cos'è capace. Primo settore 20.0, vediamo un po', paragoniamolo con il settore di quello che potrebbe essere il taglio, è più alto, è nettamente più alto. Io vedo anche i ragazzi che hanno fatto due o tre giri con le intermedie, hanno fatto un giro buono ed è quello che vediamo sul monitor dei tempi per la maggior parte dei piloti. Poi hanno peggiorato i loro tempi con la gomma intermedia, quindi
potrebbero essere già definitivi, i primi 11 quantomeno. Mancano purtroppo per loro Arcanio e Balda, situazioni difficili, molto complicate. Guarda quanta pioggia che c'è. Mamma mia, sì, c'è soltanto una striscia asciutta, la traiettoria ideale, già naturalmente i piloti che si stanno ritirando ai box, ma è praticamente impossibile migliorare i propri tempi. Abbiamo visto iniziare il Q2 con un po' di pioggerella, sono scesi subito quasi tutti in pista con gomma intermedia, perché sapevano che andava a peggiorare. Purtroppo per Arcanius e per Balda hanno sbagliato il primo tentativo. Balda arriva adesso a finire il suo giro, fa 22.5, parte dodicesimo, partirà davanti anche forse... No, Arcanius è sceso con le wet, quindi anche lui vorrà fare un giro per cercare di prendersi almeno la posizione su Balda. Una lotta un po' strana, atipica diciamo, però è comunque una lotta in qualifica. Per il resto credo che sono la griglia, penso che non possa essere cambiata fino all'undicesima posizione. Esatto, con Balda che scoda, mamma mia, quanta difficoltà nello stare in pista. Anche altri piloti con le full wet in pista, come la Bestia Alba, come Simex. Poi vabbè, Balda e Arcanius che si lancerà fra poco. È adesso nel terzo settore, sta arrivando adesso all'intertempo e poi lungo rettilineo. Vediamo un po' il suo giro, vediamo cosa combina con queste full wet. Magari sul 20-21 ci si può arrivare, però arrivare al 19-6 fatto segnare da Zama in decima posizione sarà molto molto complicato, se non impossibile. Si lancia adesso Arcanius, vediamo cosa fa con queste gomme. Sì, facciamoci ormai il giro on board con lui, che è praticamente l'unico che deve fare un buon tempo. Grosse difficoltà, diciamo che quelli che sono in pista adesso con le full wet di fuori di Arcanius e Balda si stanno allenando per il Q3, perché credo che le condizioni meteo rimarranno queste anche per il Q3. Però ti dico, primo settore niente male di Arcanius, primo settore niente male, vediamo come prosegue il giro. 19.4 primo settore, vediamo adesso il secondo, potrebbe essere qua dove si perde più tempo, perché la sezione più tecnica del tracciato, sali scendi, continue curve. Intanto chi ci sta seguendo in live, diteci se va tutto bene, audio del gioco, audio nostro, se si sente bene, perché sto facendo la live dalla play e fateci sapere, altro il nostro fusillo ci leggerà i vostri commenti. Vediamo il secondo settore, è molto comunque lento rispetto a prima, 1:01:09. Vediamo sul traguardo, scorrono i secondi. Vediamo, non sembra malissimo come giro, però è difficile arrivare ai tempi delle intermedie. 16, 17, 18, 19, 22, non è lontanissimo. Potrebbe, però ha poco carburante perché ha già la spia accesa, vediamo se continua a spingere. Non è stato un giro cattivo, 22. Simex con l'intermedia ha fatto 19.8, 19.6 Zama, che comunque è rimasto ai box, ma tanto ormai come detto non si possono migliorare. Sono curioso di vedere se Arca potrà abbassare i tempi. No, fa 4 decimi più lento nel primo settore rispetto al suo tentativo precedente, quindi credo che anche per lui ormai c'è poco da fare. Sì, alza il piede Arcanius, alza il piede Simex. Che addirittura prende la scia del compagno di squadra, della Bestia Alba, che gli dà la scia, non so se era una cosa improvvisata oppure voluta, e continua il giro con full wet. Hai detto bene prima, i piloti in pista con full wet che sono già qualificati, quindi la Bestia Alba, quindi Alessimo, si stanno allenando, stanno provando queste condizioni per poi attuarle nel Q3, perché nel Q3 probabilmente le condizioni saranno queste: gomma full wet, pioggia torrenziale e la lotta per la pole position sarà così. Beh sì, sicuramente poi in gara sarà tutto asciutto, continua a ritirarsi un po' di piloti, ma qualcuno è sceso per allenarsi, qualcuno no, c'è Alessimo in pista come detto, la Bestia Alba, e il resto sono ai box o già ritirati. Io direi di provare a seguire il giro di Simex, ma sta girando 6 decimi più lento rispetto al suo tentativo precedente, credo che rimarrà undicesimo, sarà escluso dall'ultima sessione di qualifiche. Fa 22,
Praticamente su quasi lo stesso tempo identico, 6 millesimi più veloce rispetto al tempo di Arca in precedenza, che nel frattempo è rientrata ai box. Esatto, stesso identico tempo di Arcanus, quindi il limite dovrebbe essere lì. Direi che sono stati abbastanza fortunati gli ultimi, quindi nono, decimo, Alesimo, Zama, sono stati abbastanza al limite, qualche decimino più su e potevano essere battibili. Però così è quasi impossibile. Un minuto alla fine di questo Q2, le emozioni ce le hanno riservate all'inizio. Affascinanti queste condizioni, ci ricordano, ci danno tante memorie, credo, in testa. Sì, è una pista, come detto, se non tutti gli anni, ma qualche scroscione d'acqua lo fa sempre durante il weekend della Formula 1 reale, insomma, di fuori del virtuale. Anche ricordi non bellissimi, come hai citato te all'inizio live, purtroppo per i tifosi Ferrari, mi ci metto in mezzo anch'io, naturalmente, ma credo un po' tutti. Però è affascinante, insomma, è molto complicata da guidare sul bagnato, soprattutto la parte centrale, come detto, e anche la S in discesa iniziale, la S di Senna, è già difficile farla sull'asciutto. Nel frattempo credo che sia proprio Balda che si è girato, come detto, ecco, proprio preciso, la S di Senna, sull'asciutto molto complicato, e sul bagnato lo è ancora di più. Balda addirittura che stava provando con intermedie. Ormai. Non so se provava la pazzia oppure se il meteo magari tende a migliorare un po'. Boh, non lo sappiamo. Sì, però non sta in pista. È impossibile ormai. Ha provato, dice, tanto ormai o mi ritiro o comunque parto tredicesimo, quindi un azzardo in questi ultimi istanti. Tanto la bandiera a scacchi continua solo Alesimo, che deve prendere bandiera, credo rientrerà ai box per non rischiare nulla, perché sappiamo che i bot, insomma, ogni tanto fanno quello che gli pare. Esatto, che scudata di Alesimo. Ancora parte! Ecco, come detto, definitivamente, e si ritrova anche in pista e riprende ad andare. Spettacolare questo drift, mi ha ricordato qualche sgommata che abbiamo visto nella realtà. Non mi ricordo chi è che l'ha fatto, forse lo Verstappen sul rettilineo. Sì, lo fece Verstappen nel 2016, mi pare, se non mi sbaglio. Sì. Che sul rettilineo in piena accelerazione, mentre stava praticamente, lo sta passando adesso Alesimo, ha fatto un 360 sul bagnato e non ha neanche toccato il muro, se non mi sbaglio, quindi è andata di lusso. Fu spettacolare quel burnout, quella donuts che fece in pista. E per fortuna anche per Alesimo non è successo niente, perché se ti ritiri comunque a muro, insomma, se rompi l'auto durante le qualifiche, poi non puoi partecipare a quella successiva, quindi per lui sarebbe stato non buono assolutamente, anche se ha già il titolo in tasca. Però, come ci ha detto anche durante le interviste settimana passata, darà comunque il 100% anche queste ultime due gare per consolidare ancora di più il primo posto in classifica. È chiaro, Alesimo punta sempre al massimo, l'abbiamo visto in tutta questa stagione. Intanto finite le Q2, adesso vediamo i risultati ufficiali, i risultati che si sono delineati ad inizio sessione. Vai, fai un riassunto con questi tempi. Sì, Don Matteo, GR7 Juve, Spartacus, Jackseed, Gapevi, La Bestia Alba, Bober, Camo Benz, Alesimo e Zama, i qualificati per la sessione finale per lottare per la pole. Simex, Arcanius, Balda, gli eliminati con Fede e Manu che devono partire in fondo, Manu per penalità e Fede naturalmente perché è wild card. Questi risultati... Ma che tempo che ha fatto Don Matteo, il Don che si mette davanti a tutti con gomma intermedia, ha dato ben 6 decimi al secondo, mamma mia, ha sverniciato tutti a inizio sessione. Bel giro, l'unico sotto il muro del 18, voleva essere veramente sicuro di qualificarsi, anche se sapendo che comunque uno ha un solo tentativo alla fine per fare il tempo, o la va o la spacca, cosa che purtroppo... come abbiamo visto Arcanius e Balda non sono riusciti a fare il giro, e Simex è riuscito a fare il giro ma troppo lento ed è rimasto fuori.
Sì, vediamo se Don Matteo riesce a ripetersi adesso nel Q3. Vediamo che gomme montano i piloti. Intermedia, intermedia, attenzione, tutti su intermedia, quindi la pista sta lievemente migliorando. Sì, molto, sì, mi ha fatto uno scroscione classico che succede in Brasile, come abbiamo detto prima. Adesso sta diminuendo, che non ci sia la possibilità, non lo so, in 10 minuti di addirittura, se dovesse smettere di piovere, montare la gomma da asciutto. Ancora qualche goccia la fa, quindi ancora è un po' presto. Scendono, però scendono quasi tutti in pista praticamente. Credo che il temporale che abbiamo visto in Q2 basti per bagnare la pista per una settimana. Sì, infatti. È un po' ottimista con le gomme da asciutto. Però tutti su gomme intermedie. Intanto commento di Christian che ci saluta. Ti salutiamo anche noi. E adesso vediamo che tempi faranno i piloti. Tutti in pista. Nessuno escluso, tutti e 10 in pista. Ultime due a lanciarsi saranno le Williams di Zam e di Alessimo. Mentre i primi a lanciarsi saranno Jack Seed e Bober Anonymous, con Bober davanti. Quindi vediamo cosa combina Bober con la sua Alfa Sauber. Fine secondo settore, inizia il terzo. Full gas, rettilineo, e fra poco si lancerà. La pioggia è diminuita molto comunque, hai ragione. Sì. Però comunque dall'onboard ancora qualche goccia la fa, parte Bober. Jack Seed giustamente ha preso un po' di spazio. Dietro c'è un po' di traffico come al solito nell'ultimo settore, perché i piloti si devono prendere spazio per evitare di avere problemi di visuale, addirittura problemi in tralcio in pista. Anche le Williams, che erano partite con abbondante ritardo, si devono accodare, aspettare un po'. Adesso arriviamo nel secondo settore con Bober. Secondo settore che è la parte più tecnica della pista. Una pista molto breve. Si gira appunto sul minuto e 7 secondi, sul minuto e 8 secondi in qualifica. Gara sul minuto e 10 o poco più. Quindi una pista molto corta, e il traffico può essere anche un problema. Ormai non più in Q3, ma attenzione in gara. Eh sì, attenzione in gara. Poi sappiamo il gioco ormai con le safety. Vabbè. Ormai è un classico questo, diciamo tutte le settimane, ma è una variante sempre da tener di conto. Ci sarebbe stato sicuramente più traffico magari in un Q1 con tutti i piloti in pista, soprattutto gli ultimi minuti c'era grosso rischio, perché non è un circuito, come detto, molto lungo, quindi c'è tanto rischio. Chiaro. Finisce Bober in 1:17.765. E a Jack Seed, vediamo se lo migliora. 22-2 altino, deve aver fatto degli errori. Arriva Camo Benz, 18-7. Arriva adesso Spartacus, 17-8. Arriva la Bestia Alba, tutti uno dopo l'altro, 18-0. Si mette poco dopo, poco dietro Spartacus. Arriva Gapevi. Adesso Gapevi, 17-9. Don Matteo, vediamo primo, 17-6. In formissima Don Matteo sul bagnato. Arriva GR7 Juve, sesto. Le due Williams, attenzione ad Alessimo. Alessimo annullato, arriva Zama in 17-9. Alessimo a me da tempo annullato, e infatti è così. Penso che annullato. Si sia rilanciato. E comunque adesso mi è tornato in mente, abbiamo visto il Q1, ancora non eravamo in live, perché i piloti hanno fatto un giro molto alto, perché comunque erano tutti qualificati per salvare il setup. C'è stato un contatto con GR7, se non mi sbaglio è lui che ha 5 posizioni di penalità sulla griglia di partenza, se non mi sbaglio. Sì. A me hanno detto che dovrebbero avercele entrambe le Red Bull. Ah, addirittura, so. Proprio per non... Sì, perché mi sa che si sono toccati fra di loro. Infatti ho visto dei pezzi di Red Bull in pista. Sì, insomma, poco male, perché comunque ormai il campionato è chiuso. GR7 ha un buon vantaggio su Ste, che Ste poi stasera è assente per la seconda posizione in campionato. Quindi non sono arrivati reclami di nessun tipo. Partirà dietro. Non ho visto il contatto, quindi non so per quale motivo. Ho visto soltanto il post che c'era dei pezzi. Alessimo, che scodata. Va a finire il giro. Adesso. Vediamo il tempo, non è stato brillantissimo nel secondo settore, 18-3, si mette in ottava posizione tra gli ultimi di questo Q3, e comunque sono
tutti tra il 17,6 e il 18,4, sono tutti un poco meno di 8 decimi, molto vicini viste le condizioni. Bella, bella qualifica per ora in Q3. E Don Matteo sta volando. È un ottimo, ottimo Don Matteo anche in questa seconda sessione. Chissà che non possa essere un po' l'outsider di questa gara. È vero che poi il bagnato mischia tutte le carte in tavola, quello assolutamente. E ha comunque la qualifica, poi in gara sarà tutta, tutta un'altra storia rispetto a, alla qualifica, perché dovrebbe essere, come detto, asciutto. Poi non si sa, magari gli piace talmente tanto questa pista che va fortissimo anche in, in qualifica. Ci sta, perché poi una pista, soprattutto se non ti piace, hai molte più difficoltà a, a girarci. Vedremo, vedremo poi fra 5 minuti e poco più, fra poco meno di 6 minuti. Tanto Gabevi, 17,5, un decimo meglio di Don Matteo, si mette davanti a tutti, lui si è rilanciato, sta facendo lo stesso Alessimo. Le gomme disponibili per questo Q3 sono 3 intermedie, quindi tutte e 3 non ha senso usarle, però 2 possono usarle. Alcuni sembra stiano facendo tutta la sessione con una sola gomma, come Gabevi e Alessimo, non so se si fermeranno. 5 minuti, si arriveranno un po' tirati. Il resto sono tutti ai box, anche GR7 ha rifatto il giro e si è preso una posizione, era decimo, adesso è nono, ha fatto 18.330. E vediamo un po' se può migliorare ancora, se rientrerà ai box a Erza 1, quindi credo di sì. Ma vediamo il giro di Alessimo, che non ho visto il primo intertempo. Sì, lui è uno di quelli che si è rilanciato, infatti... no, Sid, peccato, crashato. Alessimo è uno di quelli ancora in pista, forse l'unico lanciato. Infatti adesso arriva alla fine del secondo settore, vediamo se si migliora. È molto più pulito qua, driftando quasi in discesa. Bel secondo settore. Mamma mia, molto più pulito di prima, l'abbiamo detto. Scoda di meno anche qua, attenzione, perché questo potrebbe essere un tempo che lo fa balzare dall'ottava alla prima posizione. Arriva sul traguardo adesso. 15, 16, 17, 368, è davanti a tutti, bel giro, ha tirato fuori il, i suoi artigli. Sì, molto tirato, perché comunque ha fatto un po' di controlli, un po' meno rispetto al giro precedente, infatti ha fatto un gran tempo, mi sembrava strano, sinceramente, carissimo, l'ottava, la nona posizione per lui mi sembrava parecchio strano. Quindi ci ha fatto capire subito che anche stasera è roba sua, vuole comunque portare a casa altri, altri punti per un mondiale che ha già vinto settimana scorsa in, negli Stati Uniti, a 60 punti di vantaggio sui 52 disponibili. Quindi vuole però chiudere in, in bellezza sicuramente. E adesso mi sa che... oddio, non so se è il tempo per entrare in box. No, finisce tirato. La benzina. Finisce anche la benzina. Mi sa di no. Oh, attenzione! Ha smesso di piovere e Gabevi subito pronto come un vecchio marpione a montare le gomme soft. Hanno montato gomme soft sulla sua vettura. Oddio, io la vedo dura. Tu l'avevi detto però. Boh. Jack Seed è sceso in pista in questo momento con gomme intermedie usate, ma alza ancora un po' d'acqua, comunque. Nel frattempo è riuscito a rientrare, per fortuna per lui. Non lo so ancora se è da asciutto. Dotazione, io ho messo dotazione attuale, ancora mi dà tutti con gomma intermedia. Anche GR7, no, ha cambiato subito intenzione, non lo so, sono molto tirati, sono veramente molto tirati, perché manca 2 minuti e mezzo se non c'è il bug, ma nella sessione precedente non c'è stato, quindi credo non ci sia neanche questa volta. E sono scesi in pista, anche Bober è sceso in pista con le intermedie, Camo Benz ha riniziato il giro con le intermedie. Non si fa, non fa, secondo me non si fa in tempo. Sì, è difficile, anche secondo me, insomma, la pista è bagnata, ha piovuto veramente tanto, quindi non si asciugherà. Però, attenzione, Alessimo, anche Alessimo mette le soft, e intanto si sono lanciati Jack Seed e Camo Benz
con Camo Benz che è già nel secondo settore, ma non si sta migliorando, giro annullato. Vediamo Jack Seed. Jack Seed sesto in questo momento. Si arriva nella parte più guidata del tracciato. È uscito anche il sole, si è visto dall'onboard di Jack Seed. Però mi sa che non si fa ancora in tempo. Manca un minuto e venti. Stanno scendendo Alessimo un po' di con soft. Unico con soft Alessimo. Vediamo se l'azzarda. Esatto. Però è al limite, cioè deve sbrigarsi. Deve sbrigarsi veramente ad arrivare sul traguardo. Sì, ha tolto il limitatore da poco. Adesso è uscito. Ma stavo vedendo il giro di Jack Seed. E poi andiamo su di lui. Vai, vediamo Jack Seed. Si sta migliorando tanto Jack Seed. Potrebbe essere tra i primi due. Vediamo il suo giro. 15, 16, questo è buono. 17,3 davanti ad Alessimo. Di 4 millesimi. Un lampo, un fulmine a ciel sereno. Jack Seed che si mette davanti a tutti. Mamma mia. 40 secondi. E... oddio, non lo so. Alessimo al momento fa fatica a stare in pista. E non so neanche se ce la fa a lanciarsi. Fa molta fatica. Ce la dovrebbe fare a lanciarsi. Tempismo perfetto per lui. Però fa molta fatica. Ora vediamo un po', soprattutto in questo lungo curvone. Che si fa tutto in piano. Ma si è asciugata, mia. Si è asciugata. Se fa il colpaccio, deve fare un giro veramente, veramente tranquillo. On board con lui comunque nel frattempo. Sì. Le intermedie si surriscaldano con questa pista. Fanno fatica a funzionare. Un po' lungo qua fa fatica, ma lui deve fare il tempo nel secondo e nel terzo settore, perché la pista continuerà ad asciugarsi. Vediamo il primo. Sarà bandiera sicuramente scacchi. Alto. Come bene, non si può migliorare. Nove decimi. Deve asciugarsi adesso. Deve spingere tanto. Deve asciugarsi adesso. Se si attiva il DRS, potrebbe anche farcela. Sì, DRS abilitato adesso. Attenzione! DRS abilitato! Alessio potrebbe fare il colpaccio allora! Un secondo più lento nel primo settore, ma adesso è il secondo e il terzo, i più tecnici, con la gomma d'asciutto! Terza, quarta ora... marcia! Mamma mia, Antonio, questa è una bella emozione, questo Mamma è un bel giro mia. Da vedere! Arriva sempre un pochino lungo e staccata, bisogna vedere l'intertempo nel secondo settore per darci un riferimento. Nel frattempo Don Matteo terzo... No. Peccato. Un secondo e due ancora perso. Adesso deve andare tutto su gas, ma anche star dritto è un po' un problema. Mi sa che l'ha consumata anche un po' nell'outlap e DRS, ma è alto. 16 8 e 2. Ha fatto fucsia nel terzo settore, ma non è bastato. Ci ha provato l'azzardo, partirà comunque secondo con un super Jack Seed. Ha fatto un grandissimo tempo. Manca solo la Bestia Alba che finisce adesso e rimane in ottava posizione. Ci ha provato, è stato divertente seguirlo, ma non è andato a buon fine il suo azzardo. Le intermedie erano ancora le gomme migliori e Jack Seed ha fatto segnare il tempo migliore della sessione. Pole position per lui. Ecco i risultati, Tonio. Sì, con Alessimo in prima fila, poi Don Matteo Capevi, Bobber, Spartacus, Zama, la Bestia Alba, GR7 con Camo Benz. Non so se ci sono le penalità, il gioco non me le segna, che di solito appaiono sul distacco, 5 posizioni di penalità. No, ma gliele da dopo perché le hanno prese in Q1. Sì. Quindi sì, credo che comunque, partiranno di indietro. Ragazzi, i primi tre in 37 millesimi, ci siamo persi, Don Matteo, terzo, 1.17.400, in seconda fila. Mamma mia, bella qualifica. Bella qualifica tirata fino alla fine, con Alessimo che ha provato il colpaccio. Con la soft, si fosse asciugato leggermente prima, anche perché ha fatto un ultimo settore fucsia, quindi purtroppo il tempo scarseggiava. Ci fosse stato un minuto in più di qualifica, probabilmente faceva una super pole. Fa tempo sole per questa gara, quindi vediamo le strategie, che non ne abbiamo parlato, ma le gomme sono le più morbide. Assolutamente sì, in questa pista non c'è un alto degrado delle mescole, quindi si tende ad utilizzare le mescole più morbide, quindi la soft e la media, la hard di solito si scarta un po' come è stato nella realtà e così anche nel videogioco, quindi vedremo probabilmente molte soste singole.
Vediamo chi partirà con soft e chi con medio, perché si possono fare entrambe le cose. Fra poco partiamo con il giro di ricognizione, circuito di San Paolo, Brasile. Puoi descriverlo, Tonio? Sì, nel frattempo è arrivato anche Semex in fondo alla griglia, hanno partecipato alla qualifica. Allora, con Jack Seed che parte all'esterno, si arriva in curva 1 e 2, la S di Senna in discesa molto complicata. E comunque un'ottima opportunità di sorpasso dai 335 ai 130 km/h in terza marcia e poi in accelerazione quinta, settima, fino ad arrivare all'ottava in fondo al lunghissimo rettilineo per la seconda zona DRS, altro punto di sorpasso molto molto interessante. A curva 4 si scala fino alla quarta marcia a 175 all'ora e poi in accelerazione curva 5 e poi sempre in piano si arriva fino ai 300 all'ora in questa parte di circuito molto stretta in ottava marcia, poi si scala sesta per poi andare in quinta marcia, affrontare curva 6 e curva 7 e poi curva 8. Qui sulla destra si entra una parte più guidata del tracciato, curva 9 sui 130, sui 120 km/h in terza marcia, poi accelerazione, si arriva fino a scalare ancora in terza marcia 90 km/h, poi accelerazione fine del secondo settore, curva 11 in discesa che si fa in pieno sull'asciutto, continua a scaldare le gomme tantissimo Jack Seed per arrivare poi in curva 12 in terza marcia 130 km/h, poi in piena accelerazione la salita dei box fino praticamente ad arrivare in curva 1 ai 335 all'ora in ottava marcia, sulla sinistra l'ingresso della corsia box e qui inizia poi la zona DRS. Questa è la descrizione del circuito brasiliano di San Paolo e adesso siamo pronti a goderci 36 giri di gara, una gara alquanto lunga. Per quanto riguarda le gomme, tutti su soft tranne Spartacus in quinta posizione su media e Manu in quindicesima posizione su media, il resto tutti con gomma soft. 36 giri. 36 giri di puro inferno e adesso su con i battiti del cuore, su con la tensione perché stiamo per partire, si stanno per accendere i semafori allo spegnimento il via del Gran Premio del Brasile della Formula 2 Pipistrello Racing. Si accendono adesso i semafori, 1, 2, 3, 4, 5, si spengono, staccano le frizioni i piloti, partito benissimo Alesimo all'interno, tenta subito l'attacco, sono appaiati anche dietro l'altra Williams. Passa Jack Seed, poi Alesimo, secondo, terzo Bober, quarto Don Matteo. Abbastanza puliti per ora, vediamo adesso seconda zona di RS. Se qualcuno tenta l'attacco, Alessimo è vicino. Oh, ci prova subito. Va all'interno. Sì. Sono ruota a ruota. Spinge verso l'esterno la Ferrari di Jack Seed. Molto, molto corretti, bravissimi ragazzi che stanno battagliando. Se ne stanno dando di santa ragione. E qui adesso però non ci si passa, eh. Qui non ci si passa lungo. In due. Passa anche Bober. No, sono appaiati. Lo chiude. Ancora appaiati, mamma mia. Alessimo si vuole tenere la seconda posizione, ma Bober non ci sta. E qui adesso avvantaggio Bober all'interno, staccatone, arriva forse un po' lungo, incrocio. Incrocia Alessimo. Vediamo se chiude il controsorpasso. No, sono ancora appaiati, ragazzi, non potete fare tutta la gara appaiati. E infatti, va davanti Alessimo. Bella partenza, bravissimi tutti, secondo me. Che partenza, che brividi questa lotta subito. Poi Alessimo, ottimo, rimane davanti. Jack Seed rimane davanti su Alessimo, occhio a Bober che ha preso tutta la scia, ancora non c'è DRS, non fa, mi sa che non ce la fa, forza ad attaccare in fondo. Bober. Alessimo difende il centropista, quindi rimane davanti. Don Matteo Largo fa male la seconda curva, ma non è sotto attacco, al momento non è sotto attacco. Bober invece sta attaccando ancora Alessimo, è troppo lontano. Non c'è DRS. Non ce la fa. Troppo lontano. Sì, sì. Quel DRS sì. Ce l'avrebbe fatta. Non lo so perché anche Alessimo avrebbe avuto DRS, ma dal prossimo giro ci sarà. Dietro, Celentano di Santa Ragione anche dietro. Balda e GR7 con Balda che va a lungo e si trova adesso in ultima posizione. Balda si schianta in uscita da curva 5. Va sulle barriere di sinistra proprio nel punto in cui abbiamo visto Vettel girarsi e adesso Virtual Safety Car. Dove abbiamo visto Vettel girarsi nel 2012 più o meno. Si è girato Balda. Ah, Bober che ho visto arrivare
Molto vicino ad Alessimo, non so se ha toccato, se ha rotto qualcosa, non credo, no, per fortuna per lui no, l'ho visto molto vicino in frenata appena iniziata la virtual. Peccato per Balda, ritirato, una partenza comunque molto pulita da parte di tutti, belle lotte, sportellate comunque in piena regola, tanto DRS abilitato, si riparte. E Bobber ha perso un pochino, anzi Alessimo più che altro ha guadagnato su Jack Seed, che forse ha fatto un po' troppo lento il momento, è stato un po' troppo lento sotto virtual. Avessi Alba! Avessi Alba Muro! Rientra in pista, attenzione, pericolosissimo! Lo sfiorano tutti! Lo sfiorano tutti e adesso riparte! Oh Peccato, un mamma altro mia. Che pilota! rischio perché è rientrato quasi in traiettoria, leggermente spostato sulla destra. Intanto lotta fra Manu e GR7, che è partito più Sì. indietro, poi visto la penalità, forse ci prova ancora all'interno, ma qui è molto difficile, infatti chiude Manu che ha gomma media. E dietro c'è anche Fede, la wildcard, in quattordicesima posizione. Ci farà divertire anche lui in quanto wildcard proveniente dalla Formula 1. E adesso sono tutti molto vicini. Quando siamo al terzo giro di gara, con, come detto tu all'inizio, solo due piloti con gomma media. Scelta strano, mi sarei aspettato più ragazzi con la gomma media in Sì, pista. Zama intanto. anch'io. No, ma occhio anche Alessimo davanti perché Jack Seed va a difendere l'interno. Il veloce giro veloce di Don Matteo in quarta posizione. Ottima difesa di Jack Seed. E vediamo come affrontano queste S. Mi sembra un pochino meglio Anche Alessimo. Bober, c'è anche Bober dietro, sono i tre. Mamma mia. DRS per Bober, DRS per Alessimo. Si difende Jack Seed. Alessimo va Alessimo! all'interno. Quasi si toccano. Bober! Mamma mia. Mamma mia. Bello, bello, bello. Continuate così, ragazzi. Fateci divertire. Bellissimo finora. Visuale privilegiata dall'onboard di Bober che ha visto Alessimo attaccare Jack Seed, poi è uscito un pochino più lento e non aveva spazio proprio per tentare l'attacco. Nel frattempo la Bestialbia rientra ai box, credo abbia rotto l'ala nel suo contatto prima, in precedenza. Non so se c'è stato un contatto con un altro pilota, si è girato da solo. Anche Don No, si è Matteo girato da dietro, eh. solo. Oddio, Bober, Ah. che rischio. Don Matteo E anche dietro. anche Don Matteo attaccato al gruppetto, l'idolo dei tifosi, il Don, che nelle ultime gare si sta rifacendo vedere nelle prime posizioni, oggi punta secco al podio. Jack Seed ha preso un po' di vantaggio nell'accelerazione che porta al traguardo. E comunque sono lì, abbiamo i primi sette tutti col DRS. Sì, bella, bella gara, belle lotte fino a questo momento. Ahia, Don Matteo, 3 secondi, alla S di Senna bisogna stare molto attenti, farla veloce, ma non andare oltre il limite della pista perché sennò ti dà avvertimento e di conseguenza penalità. Alessimo ha avuto la fortuna che comunque non è uscito dalla zona DRS di Jack Seed, si è potuto difendere da Bober, quindi con un piccolo aiuto, l'aiuto, insomma, piccolo fino a un ottimo aiuto quello del DRS. Naturalmente vuole andare a caccia del pilota Ferrari davanti. Sì, assolutamente, assolutamente. Siamo in 6 col DRS con Spartacus che, attenzione, attenzione alla sua Renault perché con gomme medie per ora sta rimanendo attaccato con gli artigli, con i denti al gruppo di testa. Ci prova a stare anche sotto la zona di RS, è poco sopra adesso. Qualcuno ha rotto il cartellone proprio del DRS, qualcuno che è andato un po' largo, o un lungo di Semex che ha fatto lo stesso lungo che fece Raikkonen. Fortuna qui il cancello credo che era già chiuso in precedenza, anche quello all'inizio, così non è entrato. L'ho visto in lotta con Arcangelo, sono stato c'è stata forse una sportellata da parte del pilota dell'Alfa Romeo che ha fatto andare lungo un Semex che non ha partecipato alla qualifica ed è partito in fondo. Occhio dietro con Gapevi vicinissimo a Zama. Spartacus non ce la fa con le medie a stare attaccato. Perde un po'. La bevi su Zama, mamma mia! Incollati. Vicinissimo. Eh sì, Vicinissimo. incollati. Incollati, incollati. E intanto Alessimo ha fatto segnare il giro più veloce della gara, finora 1:11 e 218, che è veramente un bell'andare, è veramente un ritmo gara molto veloce. Stanno spingendo lì davanti, Jack Seed per tenersi la posizione, Alessimo per gestire e magari attaccare quando può. Insomma, stanno andando molto forti.
Molto forti, molto belli questi primi sei, molto vicini. Adesso Zama sta un po' perdendo da Don Matteo e si deve guardare dietro da Capevi. Davanti non c'è nessun attacco. Occhio invece a Capevi, che potrebbe buttarsi Capevi. Forse all'interno. Sì, Capevi lo fa. All'interno. Staccatone. Sono ruota, ruota. Vantaggio Zama adesso a Zama. E ce la fa. Oh, ti contatto! Toccano. Ti toccano i due. Attenzione, attenzione a Capevi ancora. Incrocia. DRS attivo. Zama stavolta il DRS non ce l'ha. E lo passa. Lo passa, contatto praticamente inevitabile perché erano attaccatissimi, visto la longboard di Capevi, ha dato una toccatina al posteriore a Zama, ma lo spazio era quello che era. E alla fine Capevi, che ha rischiato di perdere l'auto, è riuscito a tenerla invece. E a passare uno Zama che invece ha perso un po' di strada da quelli davanti, dai primi quattro che invece sono ancora attaccatissimi. Ma Alessimo, che è il primo ad avere DRS, non riesce ad attaccare Jackseed, che ha un'ottima velocità di punta. Sì, non so quanto stia gestendo Alessimo sinceramente, perché comunque ha l'ERS più scarico di Jackseed, e Jackseed ce l'ha all'80% adesso all'entrata del rettilineo, all'inizio del rettilineo, mentre Alessimo ce l'ha al 55%. Sì, lo sfruttano, non sta sul, gestendo troppo. Sul dritto lo mettono tutti a 4, nella parte guidata tutti a 0. Si avvicina, ma ha un'ottima, ottima velocità di punta Jackseed. Alessimo deve fare benissimo questa S qui per provare l'attacco in fondo. Adesso sì che è vicino, adesso sì che è vicino. Prende la scia, attiva il DRS, Erza 4, stavolta lo vuole attaccare, stavolta lo vuole attaccare. Jackseed gli sì. concede l'interno, Alessimo va, staccatona, però incrocio. Incrocia Jackseed. Mamma mia, bravissimo Jackseed, bravissimo, era la cosa Over. Migliore da fare. No, non c'è. No, non ce la fa, qui c'è poco spazio. Vediamo qui, ma ancora no, troppo lontano, bravissimo, bravissimo. Jackseed ha alzato il piede, ha frenato prima, ha frenato anche molto di più perché sapeva che Alessimo era all'interno. Staccatone, Alessimo naturalmente per forza di cose va un po' lungo e incrocia. Ottima risposta, bravissimo Jackseed, grande mossa da parte sua, che sta meritando di star davanti dopo una bella qualifica e una bella partenza. Però ancora adesso di nuovo DRS per Alessimo, Bober e Don Matteo dietro. Don Matteo! Bober Skoda è andato nell'erba, lo passano adesso sia Don Matteo, sia Capevi, sia anche Zama. Anche Zama. Tre posizioni perse per Bober. Errore, peccato per Bober, sta facendo una gran gara. Ha provato anche un paio di volte a passare il campione del mondo F2 ormai, Alessimo. Ma non c'è riuscito, adesso un piccolo errore che sta costando tanto. Ancora Alessimo, però è più lontano questa volta, più lontano rispetto al giro precedente, infatti non ce la fa ad attaccarlo. Sì, e devo dirlo, se c'è qualcosa che secondo me dovrebbe migliorare Alessimo, campione del mondo Formula 2 di questa stagione Pipistrello Racing, è proprio la gestione delle risorse, perché vedi, come lo vediamo spesso, adesso è in difficoltà con l'ERS, è uno di quelli che ce l'ha più scarico di tutto il gruppo. Sì, diciamo che se dobbiamo trovargli un difetto in questa stagione che ha avuto, forse è questo, però un grandissimo pilota. Vedremo poi la prossima stagione come gestirà anche questa cosa. Tanto visto non c'è un più tanto l'anno prossimo, Bober. Siamo a posto. Sì, sì, vabbè, qui naturalmente no. Visto Bober che era attaccato a Zama, adesso ha perso un po' e non riuscirà a tentare l'attacco. Primi tre ancora molto vicini, con Don Matteo adesso sul podio vivo in questo momento dopo 10 giri dei 36. Jackseed largo. Jackseed largo, adesso Alessimo tenta l'incrocio. Skoda, mamma mia che scodata, e adesso Bober è più veloce secondi. Don Matteo, bandiera gialla nel primo settore, si è girato Camo Benz alla S, è forse un contatto perché si è proprio girato prima della curva. Bandiera gialla che se ne va in questo momento. Box per Arcanius, che ha montato la media e ha cambiato l'ala. Sì, perché ho visto per un momento i meccanici lavorare sull'auto di Arcanius. Difficoltà in qualifica e un po' in difficoltà anche in questa gara. Occhio a Don Matteo, ancora attaccato ad Alessimo. Sì, ecco, vedi Don Matteo all'ERS al 100%, ce l'ha completamente carico. Bella Bellissimo. Gestione. Invece Alessimo al 41 e adesso sta ricaricando anche un po' Jackseed, che ce l'ha adesso al 65, ma lo alzeranno tutti adesso in questa piena accelerazione. Addirittura Alessimo Matteo a 5 e Don Matteo a 4. Don Matteo fa valere la sua esperienza qua, si vede l'esperienza con l'età.
Lui ha anni di esperienza nelle corse in bicicletta. Non so se c'è lì l'ERS. Probabilmente ce l'avrà montato. Oh, no, aia, don, altri dai. 3 secondi. È già la seconda che prende di penalità. E occhio all'Alessimo, allora. Alessimo, sì. Alessimo, no, troppo lontano. Ti fa rimangiare tutto quello che hai detto finora, allora, praticamente. È così. Ma sai perché? Perché nelle corse in bicicletta devi gestire la bicicletta, però non ci sono i tagli curva, capito? È vero. Quindi, insomma, così. Però sta facendo una gran gara. Però mi sa che è l'unico che ha delle penalità. Non le ho viste almeno per gli altri. Lui è già la seconda, se non mi sbaglio, penalità di 3 secondi. Poi più avanti nella gara andremo a fare un recap, ma ancora è presto, la gara è ancora molto molto lunga. Sì, assolutamente, assolutamente, gara ancora molto lunga, non siamo praticamente neanche a un terzo di gara. Vado a vedere i commenti con Domenico che ci dice, che ci chiede la bestia alba già ultimo, sì, la bestia alba è già ultimo. Bandiera gialla, ecco! Eccolo! Alla S, la seconda parte in accelerazione, vediamo. Esce la safety car. Vediamo se qualcuno ne approfitta. GR7 Juve, ai box. Simex ai box. La fortuna qui di GR7 che la safety car è uscita prima che passasse lui, invece tutto il resto del gruppo era già passato prima dell'ingresso. Infatti, si rimescano le carte. Volevo vedere se c'è ancora l'auto. No, è già stata tolta l'auto di la bestia alba. Comunque in uscita dalla S, in accelerazione, credo che abbia toccato il cordone interno piuttosto alto. Si è girato a muro, gara difficile per lui perché si era già girato in quel punto. E adesso niente da fare. Vediamo, addirittura Semex monta la hard e anche Camobenz ha montato la hard. Simex la media, cosa che ha fatto anche Arcanius un paio di giri fa. Fede, wildcard, anche lui ha montato la media. E GR7 la media, quindi strategie differenziate, probabilmente non si fidavano di arrivare fino in fondo con la gomma gialla. Sì, è particolare la scelta dell'hard, in questa pista credo sia abbastanza inutile, però non si sa mai, sicuramente ti dà delle garanzie. Sicuro, veramente tanto. Di durata sicuro rispetto alla media. Purtroppo per Arca stavo guardando lui se riusciva a riprendersi la posizione, però questa safety ha fatto perdere un bel po' di tempo, infatti si trova molto dietro ancora Camobenz, anche se poi e si raccoglierà. Box per tutti, box per tutti, e chi perderà di più? E Zama, Jack Seed. No, che mi combini, che ci combini. Aiaiaia, passa Spartacus quindi, prima posizione con... No, anche Spartacus, anche loro due si dovevano ancora fermare. Si dovevano ancora fermare. Che gomma monta Spartacus? Gomma rossa, loro devono... se montano la media poi si devono rifermare. Infatti Manu monta la rossa. È giusto. Anche Spartacus monta la rossa. Andare fino in fondo la vedo... complicata, passa GR7 adesso sul rettilineo principale, ma dovrebbe comunque uscire dietro anche a Zama che è dall'altra parte adesso nel pit lane. Infatti Zama è davanti. Chi ha perso di più in questo valzer dei pit stop con la safety car sono Zama e Spartacus, perché avevano i compagni di squadra davanti nello stesso gruppo, hanno perso veramente tanto, soprattutto Spartacus. Sì, nona posizione, si trovava più avanti in precedenza, invece davanti più o meno sono usciti nello stesso posizione. No, Don Matteo ha perso Alessimo. Posizione. Alessimo l'hard Alessimo. L'hard Alessimo, occhio. Dicevo Don Matteo che ha perso la posizione su Capevi, però sì, Alessimo ha montato la hard. Non si fidava di arrivare fino in fondo, forse con la media o forse problemi di comunicazione con il... con i box. Posso solo pensare questo, perché non vedo il motivo di montare una gomma bianca che è molto più lenta delle altre due. Safety car in, intanto, quando adesso anche la soft ti va fino alla fine. Scelta particolare, secondo me, come hai detto tu, problemi con il muretto, sicuramente. Ci sta. Poteva montare anche la media a questo punto. Doveva montare la media, secondo me. Boh, veniamo. Adesso... E occhio a Jack Seed che comunque ha 5 secondi di penalità presi in ingresso di corsia box. Semex, 5 secondi per contatto con Simex. è ripartita la gara con Jack Seed che è scappato. Gapevi può sfruttare il vantaggio di mescola subito su Alessimo. Va all'esterno, staccatona di Gapevi, Alessimo un po' lungo. E Gapevi può incrociare. Ritiro, no, Manu, per Manu. Si ritira.
Non anche Semex. Oh! Oh, contatto Cappelli. Mamma mia. Che anche rischio. Semex che si è ritirato in pista. Cappelli con Alessimo. Contatto ancora. Qui no, no, no. Qui Cappelli non, non si può. Non si può. Vediamo se ci sarà una virtual o no. Si continua così. Anche Zama che è andato lungo. Si è toccato anche Fede con qualcuno. Tanti problemi in questa ripartenza. Brutta, brutta ripartenza da parte del, praticamente di quasi tutto il gruppo. Troppi contatti. Un Cappelli un po' troppo irruento. Ha dato un paio di sportellate. Si trova secondo, ma credo che forse sarà da penalizzare, poi vedremo nel post gara. Nel frattempo Jack Seed ha preso 1,8 di vantaggio proprio su Cappelli. Don Matteo dietro a Cappelli, occhio. Don Matteo su Cappelli all'interno di curva 1, tenta il sorpasso, per ore davanti. Cappelli piano ragazzi. Non farmi sclerare Cappelli, io sono buono. Anzi, noi siamo buoni, non farci sclerare, fai bravo. Ma noi siamo, vabbè, sì, dai. Diciamo noi siamo buoni. Te esatto, sicuro, diciamo. Io forse. Non ci esprimiamo mai in commento, però fatti no, bravi, non fate sono bravi, gli autoscontri. E infatti Cappelli, te lo meriti pure, stavolta non sono buono, t'hai pure rotto l'ala. Esatto, e adesso sì. Rientri in box con Jack Seed, comunque, a parte gli scherzi. Jack Seed in prima posizione, sta creando il vuoto, sta provando a prendere distacco sul gruppo. Don Matteo secondo, si è preso la seconda posizione meritatamente. Cappelli troppo irruento alla ripartenza, ha rotto anche l'ala, vediamo se si fermerà. Poi GR7 Juve ha guadagnato tantissime posizioni. Stavo proprio pensando a lui, lo stavo guardando, ho detto guarda chi c'è. C'è GR7 che ha guadagnato diverse posizioni con questo pit stop, però è più lento. Adesso c'è Bobber attaccatissimo dietro. Un pochino più in difficoltà GR7 che fa un po' di cambi di direzione. DRS abilitato, vediamo se Bobber tenta lo staccatone. Ancora non c'è DRS. Si avvicina, non lo tenta. Dietro c'è Spartacus con gomma soft, l'unico con gomma soft in pista. Fede fa giro veloce, sì. Simex penalità. Attenzione a Bobber, Bobber su GR7, Elsa attivo, alla posteriore aperta, va all'interno, si butta con GR7, anche GR7 alla la rotta. Contatto, ecco perché anda così, va così piano GR7. Occhio che perché qui in due non ci si passa, Ma qua facciamo... incrocia, alla la rotta GR7, qua incrocia facile e lo passa con anche Spartacus che ci prova. Deve sfruttare questa rossa adesso Spartacus. GR7, non lo so, non ho visto il contatto di GR7, credo in precedenza quando ci sono stati un po' di contatti in questa zona della pista nel giro precedente c'era di mezzo anche l'altro pilota del Red Bull oltre a Cappelli, che abbiamo visto tirare una sportellata poco amichevole ad Alessimo. Non stanno in pista le Red Bull. No, niente da fare. Vediamo adesso se Cappelli si ferma. No, continua. Buona fortuna. Anche GR7 continua. Buona fortuna anche a lui. Che ha comunque DRS per avvicinarsi a Bobber, ma è lontano. Questo non aiuta neanche Spartacus che non si può avvicinare più di tanto. E c'è anche Simex dietro e Arcanius. Sì. Zitto sta rifacendo su a 7 giri sulla media, però sicuramente calerà un po' prima del resto del gruppo le sue prestazioni con questa gomma. Intanto ragazzi vi avvisiamo che non abbiamo messo prestazioni reali, le Williams le vedete lì per degli incidenti, ci tengo a puntualizzare, sì. Non perché abbiamo messo prestazioni reali. Esatto. Peccato Antonio, perché abbiamo visto una bella partenza, un bellissimo primo stint, ci siamo divertiti da morire, tutti molto molto bravi, quantomeno così ci è sembrato dall'esterno. Una ripartenza invece un po' bruttina, piloti un po' scorretti, peccato. Sì, purtroppo mi devo rimangiare quello che abbiamo visto in precedenza, quello che ho detto in precedenza, che stavano andando tutti molto molto bene, molto puliti, sono un po' scatenati in questa ripartenza. Adesso GR7 sta facendo molto da tappo, si sono raggruppati tutti dietro fino a Fede che sta rientrando anche lui. Non si ferma GR7, adesso Spartacus deve approfittarne, si butta all'interno, anzi si butta, si sposta verso l'interno. Un GR7 che prova a resistere, non ce la fa però, non ce la fa. No, ma non ne ha, quell'ala non c'è, gli manca l'ala. A DRS anche... ci può riprovare? Addirittura. Si riprova.
Eh sì, che ci riprova. Spartacus resiste all'esterno. Occhio qui perché... difficile in due. Ce la fa a riprendersi la posizione? Ce la fa. Amico mio, te lo concedo solamente perché il mondiale è chiuso, se no non ero molto d'accordo. No, neanche però... io. Ancora, ancora. Spartacus all'interno che poi diventa esterno. C'è poco spazio e ce la fa. Forse mano adesso ce la fa. Spartacus okay, adesso sì, ce l'ha fatta. No, nell'erba. Sì, sull'erba Max. Addirittura. Sta facendo un po' da tap. È vero che comunque fa la sua gara. Però sta perdendo tanto. Tenendo conto che poi è una pista che per passare è molto complicato. Soprattutto nella parte centrale, diciamo, ci sono due punti di sorpasso e basta, praticamente. Vediamo sì, se esatto. ci riesce addirittura affiancato all'esterno. In salita. Dovrebbe chiudere il sorpasso sì. perché anche DRS. Forse anche Arcanius. Sono in tre! E passano. Con Arcanius un po' lungo. Un po' lungo Arcanius. Ce la fa, sì, ce la fa. DR7 che prova l'incrocio addirittura. Ricordiamo che gli manca sempre l'ala. Occhio anche all'interno, Fede c'è, anche, dietro. C'è anche Fede dietro. Occhio perché vediamo. GR7 si può buttare su Arcanius. Prova a resistere all'interno. Occhio Arcanius non ce la fa. Anche Fede adesso come wild card. Lui sarà sicuramente meno aggressivo perché wild card. Infatti sta dietro. Si accoda. Vediamo quando ci proverà. Si aspetterà il rettilineo principale di questo passo. Se continua a spingere quelli davanti, forse GR7 non riuscirà neanche a tenere il DRS. Andiamo qua. No, non ci no, aspetta potrei... perché sa che comunque wild card molto corretto. Ci siamo assicurati che sapesse tutto per le wild card. L'abbiamo glielo anche ripetuto prima della gara, ma lo sappiamo che comunque l'ha già fatta. È stato molto corretto. Anche Camo Benz dietro con gomma hard. Sì, Camo Benz che fra l'altro adesso è in zona punti. Vediamo Fede. Ha perso il DRS, nel frattempo GR7 come avevo previsto. Troppo lontano, Fede adesso non dovrebbe avere grossi problemi. Lo passa tranquillamente. Vediamo se ci prova anche Camo Benz, se no è lontano. Sì, Fede all'interno. E adesso le due Red Bull perdono posizioni su posizioni, punti su punti. Capevi sta resistendo un pelino meglio, anche se quando adesso arrivano tutti, credo che non avranno grandi problemi a passarlo. Credo che si sta perdendo. Tanto Jack Seed 2-2 su Don Matteo in seconda posizione. Ricordiamo che Jack Seed ha 5 secondi di penalità, ma Don Matteo ne ha 6. È vero. Quindi Capevi non lo so. Però insomma per quel contatto credo che qualcosina prenderà nel post gara. Se non mi voglio sbilanciare perché poi vedremo poi nel post gara più con calma. Bober dietro che comunque si sta avvicinando proprio a Capevi, quindi potrebbe essere lotta per la prima posizione forse. Almeno sì, per Bober il podio, è lì. Per il podio sicuro. Bober è lì, adesso il DRS ce l'ha, si avvicinerà. Deve essere bravo a passare Capevi senza perdere troppo tempo. Capevi io l'ho visto l'altro giorno, ha fatto da wild card nella F4 e comunque andava molto molto forte, aveva un ottimo passo. Adesso all'ala rotta però vedi sta andando bene anche con l'ala rotta, non sta perdendo sì. un'eternità. Ma non sta perdendo Bober. Tanto da quelli davanti, ma Bober è molto vicino. Bober all'interno! Che sverniciata! Prende l'interno! E Capevi alza il piede stavolta. E stavolta non butta fuori nessuno. Quanto gli è passato vicino per un momento era on board con Bober. Pensavo lo prendesse in pieno. Invece gli è passato a pelo, proprio accanto. E si è preso un'ottima terza posizione. Adesso Capevi, occhio perché dietro arriva Spartacus con gomma soft. Esatto. Arriva Spartacus con gomma soft. Tutti ecco, dietro, lui non le sta sfruttando a pieno queste gomme soft. Secondo me hanno già 8 giri. Andranno più veloci delle medie per circa 15 giri. Dopodiché cadranno un pochino, giusto un pelo. Le vuole farci tanti giri. Le vuole gestire, sicuramente non vuole sprecare troppo. Magari se qualcuno addirittura dovesse provare l'attacco dietro non gli farà la vita troppo difficile. Addirittura mi è sembrato potesse rientrare ai box. Arriva Simex che si avvicina proprio a Spartacus che adesso sta perdendo addirittura da Capevi. Era 1,8, no 1,6 adesso, prima era 2, insomma un po' di elastico con i tempi. Andiamo Simex dietro. Anche Arcanius, Fede anche. Camo Benz anche un po' Capevi. Distaccato. Capevi non ne vuole sapere di mollare. No, peccato no. che abbia rotto l'ala, ma non si che abbia fermerà, fatto quelle entrate.
se rimane così non si ferma. Lo stesso farà anche GR7, che ormai sta perdendo un po', che è comunque davanti ad Alesimo, purtroppo per Alesimo, è in dodicesima e ultima posizione. Sì, c'è poco da fare, contatto di quel tipo, recuperare dopo quei 30-40 secondi che perdi è quasi impossibile. Ti devi rimettere dritto, perdi un sacco di tempo lì, poi devi ripartire con le gomme sicuramente non in ottime condizioni, ti devi fermare per cambiare l'ala, quindi perdi una marea di tempo, infatti a 12 secondi dal compagno di squadra, che anche lui ne ha persi tanti. E davanti Jack Seed si tiene la prima posizione con un ottimo passo gara. Don Matteo sta andando fortissimo oggi, veramente veramente da Dio, ed è a un secondo e 7, un secondo e 8 da Jack Seed. Sta provando a prendere il suo DRS, sta provando ad arrivare dietro la Ferrari. Ci sta provando adesso. Sui 2 secondi, come detto, a 6 secondi di penalità, Jack Seed ne ha 5, se non ne ha prese altre. Per stare davanti dovrebbe superarlo e stare davanti almeno un secondo. Poi c'è naturalmente tutto il resto del gruppo dietro. Bobber ha 5 secondi di ritardo proprio da Don Matteo. Gapevi sempre lì attaccato, che con gomma, con l'ala rotta, non ne vuole sapere di perdere, di fermarsi. Spartacus che non si avvicina più di tanto, rimane sul secondo e mezzo, su 2 secondi, balla più o meno su questo distacco. Poi Simex, Arcanius e Fede tutti dietro attaccati, distanziato di quasi altri 5 secondi Camo Benz, però con gomma hard. Secondo me la gomma hard è una scelta un po' strana. E GR7 che invece lui sta perdendo tanto con gomma media. Comunque Zama, anche Zama in zona punti in questo momento, perché alla fine poi Fede conterà per la classifica costruttori, ma non per la classifica piloti, naturalmente. Esattamente, c'è un gruppone che sta, in cui si stanno cambiando le posizioni, in cui stanno lottando, quello composto da Spartacus, Simex, Arcanius e appunto Fede, tutte e quattro molto vicini. Lo stesso stanno facendo Bober e Gapevi, anche loro molto vicini, con Gapevi che con ala danneggiata non vuole saperne. L'ho visto anch'io, Fede. Fede, sì, infatti, ok, ci siamo capiti subito. Gapevi che con la danneggiata non vuole saperne di lasciare andare Bober, di lasciare andare il DRS di Bober. E intanto grazie mille su Twitch ai nuovi follower Zoom R6, Turebon, e prima c'era stato anche Yagami che aveva scritto Forza Napoli, se non sbaglio. Quindi anche un po' di calcio, e a proposito di calcio ci commenta Luca Gobbo 02. Quel Gobbo credo stia a significare che tifi appunto bianconeri, tifi Juventus. 25 giri su 36 totali. Vediamo. Occhio, attenzione Simex. Simex stavolta c'è. Spartacus all'esterno resiste, Spartacus all'interno. Oh, ancora. Bella difesa di Spartacus, vediamo, però il DRS c'è la Simex. E occhio dietro anche Arcanius, molto vicino Arcanius, che in questa posizione ci si è trovato prima, con Spartacus che prova a resistere, e lo passano entrambi. Nella stessa situazione in precedenza con GR7, che alla fine Arcanius, accodandosi al pilota che sta passando, se non mi sbaglio proprio Simex, che sta passando GR7. Spartacus! Arcanius! Ancora ruota a ruota, tutte e due comunque corretti, molto corretti. Occhio dietro anche a Fede. Spartacus perde, sì. Arcanius ha fatto un po' largo il curvone del secondo settore. Ci ha provato per un istante Spartacus e si è anche affiancato, ma poi il vantaggio di traiettoria ha portato Arcanius a chiudere definitivamente il sorpasso, che però adesso ha perso il DRS di Simex, quindi dietro a Spartacus e Fede. Vediamo se ci prova. Vediamo se ci prova Fede. Più Fede, sì, perché Spartacus ha perso. All'interno, sono ruota a ruota. Si accoda. Passa Fede, si accoda Spartacus. Perché adesso le medie stanno cominciando ad averne un pelino di più, probabilmente, di quelle soft. Sì. Non le ha sfruttate al massimo. Quando doveva. A pieno, quando doveva, esatto. E adesso crolla. Adesso crollano le sue soft, poteva sfruttarle molto meglio perché poteva attaccarsi a Gapevi davanti per magari sfruttare un po' di DRS, che si avrebbe fatto comodo, ecco, in questi
in questi sorpassi invece perde, perso diverse posizioni. Simex a 2-1 proprio da Agapevic, che però non ne vuole sapere di mollare Bober, rimane lì. Sembra che questa la ruota non gli dia grossi problemi, cosa che invece sta dando al compagno di squadra in decima posizione. Giro veloce di Alessimo, ma probabilmente non prenderà neanche un punto. Sì, Alessimo starà fumando di rabbia dentro il casco. Giri veloci su giri veloci, adesso 10 e 7, giro veloce del Gran Premio. Fede su Arcaneus, prova a sbarazzarsi anche dell'Alfa Sauber di Arcaneus, ce la fa, molto corretti entrambi e passa, e adesso continuerà a scalare la classifica. Wild card, insomma, gli F1 più veloce. Fede che comunque, ottima wild card, ha fatto una buona gara, un'ottima gara fino a questo momento, non ha creato problemi a nessuno, si è accodato quando non c'era un'opportunità di sorpasso, quindi è stato molto bravo. Adesso le lotte incominciano forse un po' a spengersi. Gapevi rimane sempre sul mezzo secondo a Bober, non riesce ad avvicinarsi. Questa è la rotta, credo che sulla parte guidata non perda più di tanto, ma sul rettilineo va un po' contro il DRS, che sfrutta ma non a pieno, infatti rimane sempre sul mezzo secondo, 6-7 decimi. Sì, mi stupisce che Bober non riesca a toglierselo dalla zona DRS. Complimenti a Gapevi per la velocità a questo punto. Aveva veramente un ottimo passo, peccato per quegli errori alla ripartenza che gli sono costati caro. Bober è a circa 8 secondi e 3 dal leader della gara Jackseed. Tra qualche giro mi sa che possiamo fare un giro di penalità, ti dirò un po' le penalità dei piloti per vedere come dobbiamo aspettarci il traguardo. Sì, nel frattempo Fede si sta avvicinando a Simex. È ottimi due davanti, perché stanno distanziando Bober, che era sui 5 secondi, adesso ne ha 7. Qualche giro che sta perdendo Bober, che anche per questo che non riesce a togliersi di dosso Gapevi, che comunque continua a spingere. Hanno più o meno lo stesso passo, ma i due davanti ne hanno un passo più veloce, e comunque Don Matteo non riesce a prendere il DRS di Jackseed. 1 e 2 in ritardo. Sì, però complimenti a Don Matteo, in queste ultime gare si è bravissimo, veramente ritrovato, si è svegliato, ottime prestazioni soprattutto in qualifica, quest'oggi anche in gara, bravo. Bravo, molto bravo, sì, fino adesso. DRS per Fede che si avvicina a Simex, mi ho visto il suo onboard a velocità, impressionante in questo momento di Fede, che prova ma è lontano, Simex chiude la porta. Altra zona DRS dopo l'S di Senna in discesa, curva molto molto complicata. DRS, non è vicinissimo, vediamo se proverà lo staccatone, ma wild card, quindi non credo, infatti non lo tenta. Esatto, vedi, questa è la definizione di come dovrebbe comportarsi secondo me una wild card. Se tutti si comportassero così, vedi, avremmo pochi problemi anche ad inserirle in tutte le categorie quando necessario. Purtroppo non tutti si comportano così, esatto. E di conseguenza risulta difficile. Comunque stiamo arrivando all'ultima parte di questo Gran Premio del Brasile, con Jackseed sempre davanti a tutti. Dopo la pole position sta mantenendo questa prima posizione, ma attenzione a Don Matteo subito dietro, un secondo e spiccioli ormai il distacco che li separa. Dietro Bober, Gapevi e tutti gli altri, Simex, Fede, che è ancora vicino, Fede in zona di RS. Ma non ci. Difficile che ci provi qua. Andiamo. Ancora. Arriva. Madonna, ragazzi. Arriva. Che velocità. È appaiato e passa. Sì, velocità impressionante. Sembra un'altra categoria. Effettivamente di un'altra categoria, ma proprio le auto sembrano di due categorie differenti. Siamo ancora contro una F2 con questa velocità di punta sul rettilineo principale. Mi sembrava la Ferrari dell'anno scorso, insomma. E si chiude la fine. Se gira la fine, Don Matteo e Jackseed sempre su quel distacco. La lotta per la vittoria rimane comunque apertissima. E sono lì, un secondo e due, un secondo e cinque, un secondo e sei, un secondo e quattro. Non riesce a prendergli il DRS, Don Matteo, ormai da diversi giri che è lì tra il secondo e mezzo e il secondo e due.
ma non riesce ad attaccarsi. A questo punto direi di fare un giro di penalità. Sì, vado subito. Allora, Jack Seed in prima posizione ha da scontare 5 secondi presi. C-Max! Si è schiantato! Ha rotto l'ala, ma continua! Scusa perché ce l'avevo sotto! Sì, sì, no, ma anche io l'ho visto perché stavo seguendo i piloti davanti, l'ho visto da un fondo alla salita, proprio in piano curvone, perso l'auto, toccato probabilmente il cordolo interno, perso l'auto, o quell'esterno, non ho visto solo l'auto girata. Peccato, perché sta facendo comunque un'ottima gara, ha passato Spartacus, dietro c'è Camo Benz, però è un po' distante, box per GR7 Juve. Vorrà provare il giro veloce. Allora, riprendo, Jack Seed che ha 5 secondi presi per velocità nella corsia dei box e un solo avviso, anzi due avvisi, quindi attenzione. Don Matteo con 2 penalità da 3 secondi e un avviso, quindi lui ha 6 secondi puliti per ora. Ober con una penalità da 3 secondi e 2 avvisi. Gattevi che ha 2 penalità e 2 avvisi. Arcanius con una penalità presa adesso. E poi Spartacus senza penalità. Quindi lotta per la vittoria aperta, perché Jack Seed con un avviso in più arriva dietro Don Matteo, attenzione. Attenzione, intanto qui si sta creando una lotta a tre tra Bober, Gappevi che alla fine sembra riuscire a farsi sotto, e Fede. E comunque wild card, ricordiamo, ma rimane lì Gappevi che si fa ancora vedere su Bober, sembra adesso deciso a ritentare il sorpasso, e è rimasto praticamente attaccato per tanti giri, se no per metà gara. Vediamo se ci riproverà in questo frangente. E vediamo, continuano i duelli. Alessimo, giro veloce. Continua dietro Alessimo a far segnare giri veloci su giri veloci. 1.10 e 619. Miglior giro della gara. Sicuramente adesso GR7 proverà a prenderselo con la gomma soft. Anche se lui non prenderebbe punti perché è undicesimo, togliendo Fede. È undicesimo, Alessimo invece sarebbe decimo e prenderebbe, oltre al punto della decima posizione, il punto del giro veloce, quindi sono due punti. GR7 tanto prende un'altra penalità, vediamo. Sì, quando mancano tre giri alla fine, anche Fede penalità. Era andato un bordo con lui, ha saltato troppo sul cordolo interno alla S di Senna, e Gappevi che si avvicina ma non ne ha per passare Bober. Sta difendendo con le unghie, con i denti. Davanti a 9 secondi e mezzo di ritardo da Don Matteo e 10 e mezzo, 17 di ritardo su Jack Seed. Sì, Gappevi è sempre lì e adesso vuole provarci, da qualche giro che vuole provarci su Bober. Però Gappevi ha una penalità in più, quindi anche se passasse Bober al traguardo sarebbe dietro. Occhio a Don Matteo, DRS, finalmente riuscito a prendere il DRS. Ha il DRS Don Matteo. Ha finito l'Hertz, giro veloce. Don Matteo, giro veloce. Fucsia Don Matteo, 1.10, 572. E adesso Jack Seed è sotto pressione. Don Matteo la vede la vittoria. È lì davanti. Abbiamo visto un Fucsia improvviso ed era proprio suo, di Don Matteo. Mamma mia, ma da nulla, ha spinto, ha dato tutto. C'è un fulmine a ciel sereno, veramente, così Don Matteo, che comunque ha sfruttato tutto l'Hertz in questo giro. Invece anche Jack Seed adesso lo sta sfruttando, però è sotto il 30%. E anche Don Matteo però ne ha meno del 10, poco meno, adesso poco più, che lo sta recuperando in frenata. Bandiera gialla dietro. Oddio. No, alla S. No, bug. Forse Simex che è andato in testa coda. Ah, ok. Sì, che si è perso un altro po', si è girato forse alla S. Ultimi giri di fuoco adesso che ci aspettano. Penultimo signore giro, signori, tra poco. Signori, manca GR7, un giro, scusami, e mezzo. GR7, 1, 9, 5, sì. Ma fuori dalla zona punti, Camo Benz che riesce a passare Simex, che credo abbia anche rotto l'ala probabilmente, infatti così. Sì, comunque due giri alla fine da adesso e la lotta per la vittoria rimane apertissima. Jack Seed contro Don Matteo. Don Matteo si è rifatto sotto.
da tanto tempo non lo vedevamo lottare per la vittoria. Ricordiamo, l'anno scorso ha vinto il Gran Premio d'Azerbaigian in F2 e adesso si rifà sotto su Jackseed, DRS aperto, però poco Hertz, deve avvicinarsi sì. Adesso ma più o meno hanno lo stesso Hertz, anche Jackseed uguale 20%, e più o meno anche Don Matteo, una lotta per la vittoria in pista. Poi non, mi sembra che le penalità adesso cambieranno un po' di cose sulla griglia di arrivo, perché se non mi ricordo male adesso Don Matteo ha un secondo in più di penalità rispetto a Jackseed. Esatto, Jackseed è rimasto con due avvisi, quindi per ora deve non portarle... ha penalità. Anche se lo passa Don Matteo deve stargli sotto il secondo. Esatto, è vicino, vediamo se arriviamo al traguardo a Paiati, vicini. Salgono adesso in salita. Fatto finish. Verso il traguardo. Stanno per entrare nell'ultimo giro di gara. Don Matteo versa 4, Jackseed versa 4. Sono vicini per la prima posizione all'ultimo giro, curva 1 all'interno. Don Matteo, sorpasso incrocio di Jackseed, incrocio adesso Don Matteo, versa 3, adesso mette a 4, si deve difendere, ma Jackseed ne ha di più, difficile. Jackseed ha più Hertz, deve tirare lo staccatone Don Matteo e non ce la fa. Jackseed! Penalità! Potrebbe essere la svolta questa! Potrebbe essere la vittoria di Don Matteo questa! Attenzione, signore e signori! Che errore! Per chiudere la porta in faccia a Don Matteo, ha chiuso troppo, è saltato sul cordolo anche con la gomma interna. Con la gomma esterna, scusate, e ha preso l'ultimo avviso che non doveva assolutamente prendere, perché l'aveva già passato con tranquillità, non c'era bisogno di chiudergli la porta. E qui attenzione allora sul traguardo, adesso ultima curva e poi salitone verso il traguardo. Che finale, thriller veramente. Potremmo avere un nuovo vincitore di questa F2 quest'anno, non aveva mai vinto con la sua Renault, Don Matteo. Arrivano Jackseed e Don Matteo quasi al photo finish, apre il DRS Don Matteo sul traguardo, vediamo chi sarà il primo. Don Matteo vince il Gran Premio del Brasile davanti a Jackseed. Arrivano adesso Bober e Capevi con Fede subito dietro. E Bober dovrebbe arrivare sul podio. Terza posizione per Bober. Quarto Capevi. Oh, Fede addirittura si schianta. Passa Arcanus quarto. Spartacus. Mamma mia, qui era una lotta. È una lotta che prendeva meno penalità. Spartacus quarto, Arcanus quinto. Poi alla fine Capevi sesto. Settimo dovrebbe arrivare Camobens adesso. Ottavo Simex. Con Zama, non mi ricordo adesso come erano messe a penalità, vediamo chi arriva davanti Simex, Zama e Alessimo che chiude con un punto, però non il giro veloce perché ce l'ha, addirittura si ritira quasi prima del traguardo e chiuderà Jackseed. Che finale, che vittoria di Don Matteo che ha spinto Jackseed all'errore e è riuscito a prendersi una vittoria incredibile. Mamma mia, che finale thriller! Don Matteo davanti a tutti, un capolavoro questa gara del Brasile alla fine, soprattutto primo stint e ultimi giri che hanno fatto veramente divertire. E adesso champagne in attesa di sentire le voci dei protagonisti. Che gara, comunque bella gara, nonostante il campionato chiuso a ribalta dei piloti che sono arrivati dietro, erano un po' meno davanti nelle ultime gare. Bella lotta fino alla fine con Don Matteo, che io ormai non ci speravo più perché lo vedevo sempre sopra il secondo, poi alla fine ce l'ha fatta in questi ultimi giri. Quindi la classifica finale con Don Matteo, Jackseed e Bober sul podio, che intanto te li chiedo di invitare in party. Spartacus in quarta posizione che non ha preso neanche una penalità. Arcanius, Fede, wildcard con Gapevi, Camobens, Simex, Zama, Alessimo e GR7 Juve al traguardo, Semex, Manu, la Bestia Alba e Balda, i quattro ritirati della gara. Questi i risultati ufficiali di questo Gran Premio brasiliano che ci ha fatto emozionare, ci ha fatto divertire con la nostra F2 che ha dato spettacolo. E adesso aspettiamo i protagonisti, e io li invito, però devo anche aumentare il numero di partecipanti, se no se continua a parlare noi due
Molto volentieri, per carità. Però però. diamo voce ai protagonisti di questa super gara. Diciamo, io non me l'aspettavo perché comunque tanto Renault, mettiamo Renault. Non me l'aspettavo perché pensavo che era campionato chiuso, gli stacchi in classifica non sono strettissimi, quindi non mi aspettavo una gara così tirata fino alla fine. Invece mi hanno sorpreso molto 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 bene, insomma. Sto digitando, è un po' difficile perché non ce li ho tra gli amici. Ok, quittati. Ma chiedigli l'amicizia, così almeno non ne hai più Sì. problemi. Io li ho invitati. So se è entrato qualcuno o no. Ecco Bober. Ciao Bober. Buonasera ragazzi. Eccoci qua con il terzo classificato. Allora aspettiamo Tanto ti qualche chiedo se non ce secondo. l'hai di attivare il consenti voce. Sì, ce l'ho attivo. Perfetto. Eccomi Buonasera nel seed. Jack Seed. Ti chiedo anche a te di attivare il consenti voce, così ti Sì, sentono anche in attivato. live. Perfetto. Aspettiamo il vincitore. Aspettiamo il vincitore perché senza di lui stasera non si fanno le No, interviste, te lo no, 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 dico. si rimane in live finché non arriva, ve lo dico Ovvio, subito. ovvio. Dai, mostrati ai tuoi fan. Aspettiamo solo Don Matteo, il vincitore di questo Gran Premio. Puoi iniziare con le interviste. Se non tanto iniziamo, aspettiamo che entri. Aspetta, mi sta scrivendo. Ok, mi ha detto ok, dovrebbe arrivare. Vai, allora ti lascio la parola in attesa del vincitore. Possiamo iniziare con Bober, terzo classificato. Vai, Tonio. Sì, allora andiamo con Bober. Buonasera, innanzitutto. Buonasera. E complimenti, lotta con Gapevi nella parte finale del Gran Premio. Insomma, raccontaci un po' come l'hai vissuta. Sì, intanto di nuovo buonasera e ho vissuto un po' questa gara, diciamo, sul filo della tensione perché non sapevo quanti secondi avesse all'inizio Gapevi, quindi comunque è stata una gara di difesa perché non riuscivo ad andare via anche perché gestivo e comunque lui mi stava sempre attaccato per il DRS, quindi ho deciso di aspettare. Per la prima parte di gara possiamo dire che ho un po' avuto timore di attaccare anche subito Alesimo perché non volevo rovinare a tutti e due la gara nel primo giro, subito di attaccarlo, poi successo quel che è successo, ho visto safety car, poi mi sono girato prima della safety e dopo mi ha tamponato Zama e sono andato nell'erba. E quindi niente, poi ho gestito, i primi due se ne sono andati, io ho cercato da quinto subito di prendermi la mia terza posizione, che avevo anche prima, e niente, faccio comunque i complimenti a Gapevi che mi è stato dietro tutta la gara con tutta quanta la scia e tutti i problemi che ci sono in questa pista, e i complimenti anche vanno soprattutto a Don Matteo e Jackson che hanno fatto vivere ai spettatori questa sera un'emozione grandissima. Sì, ti abbiamo visto in lotta all'inizio gara, pensavo che volevi provare il sorpasso, però hai fatto bene poi alzare il piede. Infatti ci siamo complimentati subito con voi perché siete stati molto corretti in quel frangente, i primi tre. Quindi ottima gara alla fine.
un bel podio. Io chiedo, non so chi c'ha la live sotto perché sento il rimbombo o se qualcuno dà il party. Non so se perché sento il rimbombo sotto, comunque è basso. Vabbè, Fusillo, lascio a te per Bobber. Sì, Bobber, beh, ci avete fatto divertire, soprattutto quel primo stint, quella partenza bellissima da vedere, un giro intero ruota a ruota con Alesimo praticamente, tutti e due corretti, aggressivi, quindi complimenti. La tua gara secondo me è stata di gestione, tu hai detto di tensione, ma secondo me di gestione più che altro, perché Capello aveva sia più penalità sia la rotta, quindi un po' un miracolo che sia stato lì secondo me. Non eri tranquillo negli ultimi 15-20 tiri quando già eri da solo, capevi dietro? Tranquillo sì, però diciamo che lui ogni tanto mi si avvicinava, infatti ho dovuto in alcuni frangenti chiudere la traiettoria perché non potevo sapere di un suo attacco, quindi ho, diciamo come hai detto, gestito curva per curva, soprattutto nel primo settore, perché lì due zone di RS si poteva avvicinare molto, ma lui vedevo che faceva traiettorie più esterne dopo la S Dosenna, quindi io mi tenevo più interno rispetto a lui e gli guadagnavo quei metri e gli stavo tranquillamente davanti. Beh, complimenti per il podio, un altro podio a quelli che hai fatto questa stagione, quindi complimenti Tonio. Sì, ancora i miei complimenti. Allora passerei a Jack Seed. Buonasera. Sì, diciamo che ti faccio comunque i miei complimenti innanzitutto per essere arrivato sul podio, però credo che speravi un po' di più sulla vittoria, anche la penalità presa all'ultimo. Sicuramente non sarei contentissimo, credo. Boh, devo dire che cioè, contentissimo no, in senso, vabbè, ovviamente la vittoria era lì a un tiro di schioppo, ma sono giocata io male. Però devo dire che anche per quanto riguarda questa gara in particolare, essendo uscito, diciamo, il gioco nuovo, non ho molto approfittato del tempo per allenarmi, ecco, e quindi sono partito un po' così in incognito. Sapevo che l'uomo da battere era Alesimo, infatti io ho cercato di stare per forza davanti i primi giri per non farlo passare e magari perdere così il treno, e poi quando è stato la safety e il cambio alla sosta ai box ho visto che ha messo Gommard e sapevo che quello magari era un qualcosa che destabilizzasse la gara, e difatti si è girato, l'hanno fatto girare e ho potuto gestire. Sì, sì, comunque ancora i miei complimenti, Fusillo. Sì, Jack, anche oggi gara ottima da parte tua, hai dimostrato un'ottima velocità sia in qualifica sia in gara. Complimenti per la pole position sul bagnato, e battuta di 3 millesimi Alesimo. Sì. Ti chiedo, per quanto riguarda la gara, a me è sembrato che purtroppo l'hai un po' buttata al vento, bastava stare tranquillo. Credo che tu non sapessi dei 5 secondi di Don Matteo, giusto? Perché non te li dice. No. Ah no, scusa, no, sbagliavo tutto, eri tu che avevi 5 secondi. Sì, esattamente, sì. Comunque mi è sembrato che purtroppo l'hai un po' buttata via, non potevi magari gestirla, poi è facile parlare col senno di poi. No, l'unica cosa che appunto ho buttato via è stata quella entrata Gagliarda ai box, perché ero tutto convinto di dire sì, che bello, sono primo, entro ai box anche prima, e però appunto purtroppo mi sono ricordato di frenare un pochino prima della traiettoria, e 5 secondi mi hanno buttato, anche perché appunto, beh, in gara i 10 secondi potevano anche starci, in una pista magari come con curve così insidiosa, anche tra virgolette bastarde come Alessandro Senna, dove è facile prendere taglio, però appunto quei 5 sec mi hanno rovinato la gara. Sì, purtroppo infatti hanno condizionato il risultato finale. Comunque complimenti soprattutto per la qualifica, grande giro sul bagnato. Sì. Sì, allora passiamo a Don Matteo. Buonasera Don Matteo. Buonasera. Ti chiedo di attivare il consenso di voce se non ce l'hai. Se no non ti sentono. No, l'ho sempre tenuto. Perfetto. Allora, se non mi sbaglio, il tuo secondo podio di stagione dopo Ungheria è la tua prima vittoria, quindi complimenti
perché io non ci avrei sperato, nel senso, ti ho visto mezza gara con il sempre sopra il secondo, e poi gli ultimi giri ha dato uno sprint incredibile. Complimenti. Grazie. Sì, cioè durante la gara sono stato molto conservativo, cioè molto, cioè ad aspettare gli altri che duellavano, io là dietro ad aspettare. E poi ho visto che dopo la safety Alesimo aveva montato le hard e Gabevi era davanti a me e c'è stato un incidente, e quindi sono riuscito ad approfittare e sono andato secondo. Poi ho visto che comunque rimanevo sempre verso cioè sempre 2 secondi, 1 secondo e 8, poi è diminuito 1 secondo e 6 fino ad arrivare a 1 secondo, dove cioè comunque non ci credevo neanche io, perché avevo 6 secondi e lui continuava a documentarmi che lui ne aveva 5. E poi al ultimo giro ho visto che ne ha presi 3 e sei arrivato davanti e sono rimasto veramente sorpreso e felice. Beh, sicuramente anche noi in live fino all'ultimo non ci speravamo, poi ci siamo sorpresi tantissimo, quindi ci siamo anche divertiti noi a commentarvi. Fusillo. Beh, Matteo, sai che sei un mio grande idolo, quindi sono contentissimo di questa tua vittoria, ma non te l'aspettavi, no? Perché tu sapevi dei 5 secondi di Jack Seed? Sì, lo sapevo. Ma te lo dice l'ingegnere? No, avevo una persona in party che me l'ha detto. Ah, ok. Beh, complimenti, perché nelle ultime gare ti abbiamo visto molto competitivo, sia in qualifica sia in gara. Sei sembrato molto più preparato in quest'ultima parte di campionato che nella prima parte di campionato. Cos'è cambiato? È cambiato che ho tolto la trazione. Prima giravo con trazione media, adesso ho tolto la trazione, ho messo no. E quindi mi trovo meglio. Cioè vado più veloce rispetto a prima. Si è visto. Poi per le altre gare, vabbè, Messico è stato un po' di sfortuna, anche Stati Uniti. In gara è stato un po' di sfortuna anche. E comunque è veramente un altro passo, perché adesso ti abbiamo visto sempre lì davanti a giocarti il podio, comunque la top 5 con costanza. E, che dire, come hai vissuto il duello con Jack Seed? Ma io ci ho sperato fino all'ultimo, cioè pure al penultimo giro sapevo che dovevo dargli 1 secondo, ho tirato una staccata disperata e l'avevo superato, poi non c'avevo più Erso, lui aveva il DRS, mi ha superato e là pensavo che fosse finita. Poi invece, cioè, quando sono andato sul traguardo sono rimasto veramente sorpreso e soprattutto felice e contento. Beh, complimenti, buona fortuna per l'ultima ronda da Abu Dhabi, Tonio. Sì, ancora grandi complimenti al vincitore, comunque al podio, bella gara da parte vostra. Io sì, di Fusillo lascerei a te per la chiusura a questo punto. Assolutamente sì, e allora dopo un altro round del campionato Formula 2 Pipistrello Racing siamo giunti all'epilogo. Abu Dhabi, prossimo mercoledì dovremo essere sul nuovo videogioco F1 2020, quindi non perdetevi la chiusura di campionato. Oggi bellissima gara, quindi ringraziamo tutti i piloti che hanno dato vita a queste battaglie, questi duelli, ringraziamo tutti coloro che ci hanno seguito e hanno interagito con noi, ringraziamo tutti gli amministratori e soprattutto ringrazio Tonio che ha fatto sia da regia sia da commentatore con me. Ah, grazie a te, è sempre un piacere commentare insieme. Appuntamento allora sui canali Pipistrello Racing, buonanotte a tutti. Buonanotte. Notte.